Questo 25 aprile così particolare, l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza intende contribuire raccontando semplicemente una storia. Eppure si tratta di una storia eccezionale, per molti versi unica all'interno della complessiva vicenda della Resistenza italiana dal 43 al 45. Questa storia la fanno un gruppo di uomini meridionali e testimoniano ancora di più come, anche questo è un dato acquisito dalla storiografia, un po' meno dalla percezione pubblica, come la Resistenza sia stata davvero un fatto nazionale, alla quale hanno contribuito anche italiani nati nel Sud, avendo ruoli anche decisivi e combattendo nell'Italia del centro-nord e nell'Italia settentrionale. Questa storia nasce in una terra periferica, marginale storicamente, come l'Abruzzo, che pure è un caso di studio assai interessante, anzi per molti versi unico anch'esso, per capire come l'impatto di una guerra totale, come il secondo conflitto mondiale, abbia avuto su terre periferiche, appunto, storicamente marginali. In Abruzzo il fronte di guerra stagna per quasi 10 mesi, tra 43 e 44, e dà l'innesco a questa vicenda unica, che nasce alla fine del 43. Quando un uomo eccezionale come Ettore Troilo, antico socialista libertario, collaboratore di Turati e di Matteotti, antifascista, rientrato in Abruzzo dopo aver combattuto a Roma all'indomani dell'8 settembre, ecco, questo grande uomo decide di proporre ai britannici dell'Ottava Armata, cioè di quel corpo di spedizione che faticosissimamente, tragicamente cercava di risalire la penisola lungo il versante adriatico, propone ai vertici dell'Ottava Armata una collaborazione. Guidando un pugno di alcune decine di uomini, Troilo propone che questi uomini possano collaborare combattendo di fianco ai britannici. Deve vincere molte resistenze, Troilo. I sospetti inglesi, ovvi, rispetto ai nuovi collaboratori che erano vecchi nemici, no? Non si fidavano di questi italiani. Eppure, anche qui faticosamente, a partire da gennaio e febbraio del 44, questi italiani guidati da Troilo si fanno accettare dagli inglesi, vincono la resistenza degli inglesi e cominciano a collaborare sul campo in operazioni belliche assieme a loro. Insieme ad Ettore Troilo, un altro paio di uomini diventano decisivi per questa storia così eccezionale. L'uno è un omonimo di Troilo, ma si chiama Domenico e diventerà il comandante sul campo, il comandante militare della Brigata Maiella, di quella che sarà poi chiamata Brigata Maiella. Prima aveva avuto una serie di altri nomi, ma sarà ricordata e lo è ancora oggi come Brigata Maiella. Anch'egli, Domenico, era un abruzzese dell'Abruzzo del Sud, di quell'Abruzzo che guarda al Molise, così come Ettore Troilo. Un terzo uomo si chiamava Vittorio Travaglini, spesso dimenticato, invece decisivo perché ebbe un ruolo straordinario sul piano organizzativo e logistico per far sì che la vicenda della Brigata Maiella non si fermasse all'Abruzzo. Perché dico non si fermasse all'Abruzzo? Perché la caratteristica fondamentale dei cosiddetti maiellini è stata quella che alla metà di giugno del 1944, quando l'Abruzzo viene definitivamente liberata, ecco, questo gruppo di uomini prende una decisione, fa una seconda scelta a tutti gli effetti, ancora forse più difficile della prima, cioè questo gruppo di uomini decide di non tornare nelle proprie case come avrebbe dovuto, forse per certi versi, e potuto comunque tranquillamente, e invece sceglie di continuare a combattere, di continuare a rischiare la vita, ad uccidere, a venire uccisi, per la liberazione definitiva dell'Italia dal nazifascismo. E così questi uomini attraversano lo storico confine del Tronto tra Abruzzo e Marche e, sempre aggregati all'Ottava Armata, ma stavolta assegnati a una più diretta collaborazione con i polacchi, con il secondo corpo di spedizione polacco, con il quale i rapporti non saranno mai semplicissimi. Ecco, questi abruzzesi continuano a combattere e aggregano altre centinaia di uomini. Alla fine della guerra, quando si scioglierà solennemente la Brigata Maiella, 15 luglio del 45, i maiellini ascenderanno al numero addirittura di 1500 effettivi circa. Ecco, questi uomini, dalle Marche in su, aggregheranno popolazioni diverse, italiani diversi, marchigiani, romagnoli, emiliani, in una miscela molto interessante di differenze, di pluralità, di relazioni,
ma anche di coesione verso un obiettivo comune, che era appunto combattere contro il nazifascismo. E lo faranno di combattere spesso, anzi quasi sempre, in prima linea, in operazioni di guerriglia e non, entrando per primi o tra i primissimi in centri urbani importanti come a Pesaro all'inizio di settembre, a Prisighella in Romagna all'inizio di dicembre, e poi l'entrata più emblematica, più simbolica di tutti, il 21 aprile del 45 a Bologna, ed infine ai primi di maggio, in un simbolico primo maggio di libertà, addirittura fino in Veneto, ad Asiago. 225 furono le perdite della Brigata Maiella tra morti, feriti, mutilati, prigionieri, quindi un rilevante contributo alla resistenza italiana. E quando dico resistenza, qui va fatta una riflessione anche un po' più approfondita, no? I maiellini non furono partigiani classici, si formarono al di qua del fronte, non al di là, oltre le linee tedesche e neofasciste, ovviamente, perché si formarono all'interno di una zona già liberata dagli inglesi alla fine del 43, eppure sono a tutti gli effetti parte del movimento di resistenza. Li potremmo definire resistenti a tutti gli effetti, cioè tra coloro che scelsero di prendere le armi e di rischiare la vita per liberare l'Italia dal nazifascismo. Per farlo dovettero abbandonare e garantire, anzi dovettero garantire in qualche modo l'assoluta aparticità della formazione, ovviamente non avrebbero potuto altrimenti essere aggregati all'ottava armata. Eppure, dentro la Brigata Maiella ci furono le più varie sensibilità politiche, tutte fondamentalmente antifasciste, dai comunisti ai socialisti, ai cattolici, ai laici, perfino alcuni monarchici. Ecco, la Brigata Maiella rappresenta a tutti gli effetti quella resistenza plurale, no? Per ascendenze politiche, per provenienza di censo, per provenienza territoriale, per sensibilità, per relazioni, eccetera, che è stata in fondo tutta la resistenza italiana. Con questo spirito dobbiamo ricordare i maiellini, che furono anche patrioti per certi versi, come molti dicono. Sì, lo furono, ma certo, coltivando, perseguendo e morendo anche per un'idea di patria molto, molto diversa da quella italiana, monarchica, fascista, per una patria che era anzi l'opposto dell'idea nazifascista di patria. Ecco, sì, in questo senso furono patrioti, resistenti, patrioti e plurali.